Buonasera e bentornati a TG2 Storie. Claudio è nato nell'80 a Somma Vesuviana, ha cominciato a lavorare presto, ma ha perso in un incidente la gamba sinistra a 29 anni. È seguita una fase di scoramento con l'aumento di peso fino a 130 kg. La svolta 6 anni fa, quando ha cominciato a correre fino a diventare un campione paralimpico imbattibile sui 1500 metri piani. Vediamo il servizio di Giovanni Nicoletti. L'ultima medaglia è di pochi mesi fa, l'oro paralimpico negli 800 metri, record italiano sempre più vicino. Claudio De Vivo, classe 1980, corre con una protesi speciale alla gamba sinistra. Nel 2008 ho avuto un incidente sul lavoro, un camion mi ha travolto e mi ha portato via la gamba. Era il 21 luglio di 10 anni fa, dopo l'amputazione, il buio, la crisi, ma per Claudio, nato e cresciuto a Somma Vesuviana, a 2 passi da Napoli, è iniziato un lungo percorso. L'incidente è stato bruttissimo all'inizio, però per me quella data è stata la data che ho ricominciato a vivere. Tante le sfide da affrontare, anche quella con il peso, 130 kg accumulati dopo l'incidente. Quando mi sono visto così grosso e non potevo nemmeno muovermi tra una sedia o l'altra, e dentro al mio cervello è scattato come una molla. Non si può morire così. E poi ho iniziato a fare sport, è stata la migliore riabilitazione a livello protesico. Dopo una dieta ferrea, una lunga riabilitazione, è stata progettata per lui una protesi da corsa. Così sono arrivati i primi risultati sulla pista e nella vita. Quella data terribile si è trasformata così nel giorno più bello da ricordare. Proprio il 21 luglio nel 2013 ha sposato Luisa, sempre accanto a lui dopo l'incidente. 2 anni fa è nato il piccolo Ciro, che già fa il tifo per il papà. Tanti i titoli e i trofei nella sua bacheca, sulle varie distanze, dai 60 ai 400 metri, ma soprattutto l'impegno e le vittorie nel mezzofondo. La protesi l'ho avuto nel 2015. Con il mio allenatore, Domenico Picardi, abbiamo deciso di fare le lunghe distanze, 1500-800, che attualmente oggi sono campione italiano con il primato italiano sui 1500 e la migliore prestazione mondiale. E per me questa è stata una sfida, fare i 1500, e ci stiamo riuscendo. Dalla sede INAIL di Nola al centro protesi di Vigorso di Budrio, vicino a Bologna, dove Claudio è seguito fin dagli inizi, qui si progettano ausili molto avanzati per un ritorno alla vita sociale o sportiva. Mi alleno 5 volte a settimana per 3 ore al giorno. Si può fare sport pure essendo disabili. Io non mi sento un disabile, mi sento una persona normalissima, faccio sport senza limiti e senza frontiere. Io spero che arriverò a Tokyo 2020 con queste ottime prestazioni e poi, dopo fatto l'Olimpiadi, voglio fare il cammino di Santiago, ma non a camminare, a correre.